Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. Sono stati attimi di paura quelli vissuti ieri sera a bordo di una Frecciarossa dove un cinquantenne è stato colto da un malore. È successo pochi minuti dopo le 20. L'uomo è stato rianimato da due medici a bordo del treno e defibrillato con lo strumento sempre a bordo. All'arrivo del medico, il paziente è stato portato in codice rosso all'ospedale Le Scotte di Siena. Sul posto era presente anche la Polfer. E adesso ci spostiamo in Val Tiberina per parlare di sanità. Questa mattina infatti all'ospedale di San Sepolcro la visita della Commissione regionale sanità del Consiglio della Regione Toscana presieduto da Enrico Sostegni. La valenza è quella di conoscere direttamente, incontrando anche professionisti, quella che è la realtà dei vari presidi ospedalieri e anche territoriali, perché conoscendoli direttamente e parlando con i professionisti ci rendiamo meglio conto di quelle che sono le esigenze, le necessità, l'andamento, oltre i dati che conosciamo e che ci vengono forniti costantemente. Raccogliere spunti e criticità, ma anche verificare punti di forza ed eccellenze nelle realtà del servizio sanitario. Ha fatto così tappa anche in provincia di Arezzo il tour della Commissione Sanità del Consiglio regionale. Un modo per far provare a essere più vicino possibile chi fa le leggi e la programmazione della nostra regione con gli operatori stessi. La prima visita istituzionale a San Sepolcro al presidio ospedaliero della Val Tiberina. È un ospedale che garantisce già un'attività di pronto soccorso, un'attività di medicina, un'attività di chirurgia, oltre a diverse specialità. Recentissima la nomina del nuovo primario di chirurgia ed è un ospedale su cui l'azienda punta con importanti finanziamenti, complessivamente parliamo di 10 milioni di euro per l'ammodernamento sismico, antincendio e tecnologico. È un punto di riferimento. Innegabili le difficoltà legate essenzialmente alla carenza di disponibilità di professionisti che hanno desiderio di trasferirsi in questa zona. Il tour è poi proseguito sempre in provincia di Arezzo. La commissione infatti si è spostata a Bibbiena per far visita anche al presidio ospedaliero del Casentino. E sempre a San Sepolcro ha avuto luogo la cerimonia di consegna delle medaglie di benemerenza Il Tempo della Gentilezza Emergenza Covid-19 conferite dal Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana. Nel corso dei loro interventi il Sindaco Fabrizio Innocenti e il Vice Sindaco di Arezzo Lucia Tanti hanno espresso la loro gratitudine alla Croce Rossa Italiana che il giorno precedente aveva celebrato il 159 anniversario della sua fondazione per il prezioso servizio prestato alla comunità della Val Tiberina durante l'emergenza pandemica che è valso appunto all'associazione il conferimento da parte del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della Salute della Medaglia d'Oro al Merito della Sanità Pubblica. E questa notte, la notte prima degli esami, gli esami di maturità 2023, per la prima volta senza le regole speciali dovute alla pandemia. Dunque una data segnata sul calendario in rosso, in Toscana quasi 30.000 i candidati ammessi che torneranno sui banchi per sostenere la prima prova, quella di italiano. Ovviamente anche per gli studenti aretini, domani l'inizio degli esami di maturità alle 8.30 con le stesse modalità in tutti gli istituti. La prova avrà una durata massima di 6 ore. Poi il 22 giugno sarà il turno della seconda prova ed infine gli orali. E parliamo ancora di scuola. Ad Arezzo sarà infatti un'estate di lavori per gli istituti scolastici. Vediamo il punto dell'assessore Alessandro Casi. Sarà un'estate di lavori per le scuole aretine, oltre 200.000 gli interventi che sono previsti negli istituti scolastici, ad annunciarli l'assessore Alessandro Casi. L'obiettivo primario, spiega, rimane quello di accogliere i nostri ragazzi in scuole sicure e funzionali, così in questi due mesi e mezzo che ci separano dalla ripresa
delle lezioni, daremo avvio ad una serie di interventi in alcune scuole della città. Si tratta di interventi di manutenzione straordinaria volti a migliorare le condizioni delle strutture. I lavori partiranno nelle prossime settimane in alcuni edifici scolastici, in particolare la scuola primaria Severi di Via Cocci, che vedrà la realizzazione di un nuovo manto di copertura che si è reso necessario per risolvere il problema determinato dall'ammaloramento delle attuali tegole in laterizio e la contestuale tinteggiatura della porzione di parete esterna per un importo complessivo pari a 75.000 euro. Nella scuola secondaria di secondo grado Giorgio Vasari di Via Emilia invece è previsto un intervento di impermeabilizzazione di una parte della copertura per risolvere il problema delle infiltrazioni di acqua piovana nelle aule scolastiche, anche in questo caso con un importo di 75.000 euro. Stesso intervento a cui si aggiunge il ripristino di una porzione del resede esterno asfaltato per la scuola dell'infanzia Pallanca in largo 2 giugno. Per quest'ultimi lavori il costo è pari a 55.000 euro. La Giunta Aretina ha concesso il patrocinio al progetto dell'associazione Tecla a supporto delle famiglie residenti nel comune aretino con disagio socio-economico e incarico ai servizi sociali. Un'iniziativa che prevede nel periodo compreso tra il 1 settembre 2023 e il 10 giugno 2024 la fornitura di 4 tessere spesa mensili prepagate e di buoni sconto per l'acquisto di libri e materiale scolastico presso cartolibrerie individuate dalla stessa associazione, riservate a nuclei familiari svantaggiati. E adesso torniamo in Val d'Arno. Sabato 24 giugno, infatti, in piazza Cavour dalle 10 alle 12, dalle 18 alle 22, a San Giovanni Val d'Arno farà tappa il camper di supporto psicologico dello Studio Psiche Firenze, specializzato in benessere, sostegno e cura della persona, della coppia, della famiglia e dei gruppi. L'appuntamento, attivato su richiesta del Comune, sarà l'iniziativa di anteprima del programma strutturato che l'amministrazione attiverà il prossimo anno proprio a San Giovanni Val d'Arno. E sul torrente Chiassa, invece, questa domenica è stata una giornata dedicata ai più piccoli in 300, infatti presenti al Baby River Day. 1, 2, 3, RIVE! 1, 2, 3, RIVE! Oltre 300 bambini delle scuole materne ed elementari di Andria, Ceciliano, La Chiassa, Giovi e Tregozzano nel Baby Villaggio, costruito ed animato proprio da loro. Vorremmo mettere insieme tutte le associazioni, il terzo settore, le parrocchie e le scuole, perché crediamo che intorno a un bene ambientale si possa fare comunità e associazionismo e tutte cose. Una domenica sul torrente Chiassa, il più importante affluente dell'Arno nel territorio aretino. Dopo aver costruito le capanne, dopo aver fatto l'orto per sopravvivere, adesso ci serve la cosa artistica. Qui i piccoli si sono trasformati in costruttori, artisti e contadini per sperimentare come si può e si deve vivere sul fiume con il fiume. Vuole rideterminare, sottolineare qual è l'importanza, il rispetto che dobbiamo avere dei corsi d'acqua, che è una risorsa, della quale però dobbiamo anche temerla. Questi progetti servono per educare. Una giornata di attività, laboratori, spettacoli ed un rinfrescante bagno di gruppo finale. Io credo che sia una parte importante dell'educazione dei nostri figli, proprio far conoscere il territorio, farlo vivere, soprattutto perché solo in questo modo riusciranno poi a rispettarlo. Il Baby River Day è stato l'evento conclusivo del progetto Scuola di Fiume. È importante, secondo me, che tutti quanti collaboriamo per il raggiungimento di un unico obiettivo, che è quello della formazione dei ragazzi, e educarli al rispetto dell'ambiente, educarli alla conoscenza consapevole del territorio, ed è per questo che stiamo qui. A Cortona 7 giorni di concerti con giovani musicisti da tutto il mondo con il Lume Festival. Una
Una settimana di grandi appuntamenti con i protagonisti della scena musicale internazionale è il Nume Academy Festival in programma a Cortona sino a domenica 25 giugno. Cuore pulsante del festival, l'Accademia per violino, viola e violoncello che quest'anno ha attirato più di 300 aspiranti candidati da tutto il mondo per soli 12 posti disponibili. Sono ben 12 ragazzi che hanno già vinto concorsi importantissimi a livello mondiale, che sono già proiettati in una carriera stratosferica insieme a dei grandissimi docenti, quindi Cortona diventa veramente il centro della musica classica in questa settimana. Più di 30 gli artisti che si esibiranno, 9 concerti tra le sedi del Teatro Signorelli, il Relais La Corte dei Papi, il Relais Chateau Il Falconiere e il Centro Convegni Sant'Agostino. Ci sono le rock star della musica classica qui a Cortona per una settimana, quindi sì, c'è un incontro di generazioni, le nuove promesse della musica classica insieme alle stelle affermate. A Siena invece arriva un altro charity shop della Fondazione Monna Lisa. Francamente ci ha lasciato tutte le utenze, abbiamo avuto il negozio in modo gratuito e io credo che anche il signor Bruno vada ringraziato, Bruno Mazzantini, perché questa è una buona riuscita, non c'era mai successo negli altri 6 charity, avevamo cercato con persone, sindaci, abbiamo trovato anche persone fantastiche, ma veloce in questo modo è stato proprio da Siena. Un altro charity shop per la Fondazione Monna Lisa, questa volta nella città del Palio, a Siena. Siamo a 2 passi dalla Piazza del Campo e anche nelle altre città, appunto, siamo sempre in centro storico e dove l'azienda riesce con appunto l'ufficio tecnico, con la direzione artistica a rendere l'immagine appunto bellissima dell'azienda Monna Lisa degli abiti, anche se appartengono a collezioni passate, ma che riacquistano una nuova vita, un nuovo ciclo di vita per sostenere una buona causa. E quindi ecco, parliamo di un'economia circolare generativa. Nei 7 charity oggi cerchiamo di dare una mano a ragazzi di organizzazioni no profit, chiaramente, e credo che siano un totale di 64 ragazzi diversamente abili che o si presentano in negozio e fanno laboratori o le associazioni ricevono un aiuto da quello che riusciamo a ricavare, dall'aiuto che ci dà la Monna Lisa, si sa oramai ci dà tessuti e prodotti a bassissimo prezzo e noi lo triplichiamo questo prezzo, un terzo va direttamente all'associazione con cui facciamo gli accordi. L'inclusione è importante perché questi ragazzi quando vengono qui in questo negozio non solo saranno a contatto con il pubblico per fare anche loro le vendite, ma impareranno anche un mestiere, potranno partecipare a un progetto complessivo che la Fondazione Monna Lisa ha istituito. Proprio questo aspetto di Monna Lisa mi ha entusiasmato e mi ha fatto propendere per attivarmi e per dargli una mano. La collaborazione per il momento è con l'associazione Sesto Senso Onlus. Una bellissima iniziativa perché ci consente veramente di trovare anche una serie di finanziamenti che in questo momento purtroppo stanno venendo un po' meno anche dalla parte, dal punto di vista del ruolo del pubblico, perché anche per un'aumentata richiesta che parte dalla base, ecco, perché sono aumentate esigenze e tutto quanto, e quindi diciamo i contributi che vengono al pubblico sono sempre meno. Purtroppo insomma non ci sono tante possibilità e quindi queste iniziative sono sempre veramente ben accolte e sono fondamentali per cercare di aumentare l'inclusione all'interno della vita. Ancora un appuntamento con la solidarietà, in questo caso la musica Pieve al Toppo. Vediamo il servizio. Ecco, la formula è proprio quella di una cena spettacolo che, insomma, sicuramente appunto mentre
si gode della buona tavola toscana e si ascolta anche la buona musica. Sì, la Città della Musica questa volta insieme alla Associazione Campo Sportivo di Pievaltoppo, sabato 24 giugno alle ore 20 organizza questa cena che poi il ricavato sarà donato al Calcit di Arezzo. Potete prenotare, poi vedrete magari i numeri in sovraimpressione, sabato alle ore 20, sabato 24, come diciamo sempre noi, spettacolo e cena e beneficenza, credo che siano i tre momenti importanti sempre per la Città della musica, per il Calcit e per la nostra Arezzo. Una formula alla quale gli aretini rispondono, non solo ovviamente per contribuire alle casse del Calcit, ma anche perché ecco, si passa una bella serata. Sì, la serata è sicuramente bella perché la proposta musicale è quella degli anni 60-70, con cinque gruppi ormai affiatati, che noi abbiamo un trascorso già di queste serate molto partecipate, e quindi per noi è grande soddisfazione e insomma, gli aretini rispondono sempre molto bene. Ci si sposta questa volta in Val di Chiana, il ricavato sarà sempre a favore del Calcit, questa grande realtà del nostro territorio. Sì, dal Basso Casentino alla Val di Chiana continua questa collaborazione con l'Associazione dei musicisti degli anni 60-70 di Arezzo, e per noi sarà diciamo un po' forse l'iniziativa che chiuderà la nostra attività primavera-estate, poi ricominceremo a settembre. Anche questa sarà all'aperto, perciò una bella serata con della musica dal vivo, una cena che sarà sicuramente ottima, e tutto quello che ricaveremo lo destineremo al servizio di assistenza domiciliare, il servizio a scudo. Si chiude un anno, Presidente, dove vi siete riappropriati insomma dei vostri spazi conviviali, ma soprattutto per raccogliere fondi, perché quelli precedenti erano stati piuttosto duri. Sì, in pratica abbiamo un po' ripreso un po' tutte le nostre iniziative dai mercatini. Domenica scorsa anche Quarata ha ripreso, anche se in forma piccola, però è sempre importante essere presente anche in queste realtà più piccole, anche per alla fine anche per vivacizzare un po' i paesi che se no si spengono se non facciamo qualche cosa. La musica naturalmente, dal vivo naturalmente, e le più belle canzoni degli anni 60-70. Questa volta la Città della Musica ha scelto queste band per Pievaltoppo, per la serata del 24 giugno. Allora sono gli Acustica, 10 anni dopo, la Dia Band, gli Artornados e Amnesia, sono cinque gruppi che abbiamo noi nella nostra associazione. C'è un nome che insomma suscita un po' la mia curiosità, Artornados, è nuovo? Artornados è nuovo, brava. Hanno suonato poco, però c'è i personaggi che stanno suonando, il batterista Il Beoni, che l'ho conosciuto da Arezzo, ma tutta gente che ha suonato da tanti anni. Ecco, insomma, abbiamo rivisto anche negli schermi Rai, Mediaset, tante volte ripercorrere questi anni con le voci, insomma, il nostro aretino Pupo, ma non solo lui, Shel Shapiro, insomma, noi eravamo stati precursori di tutto questo. Noi siamo stati quelli che abbiamo vissuto questo bel periodo, è veramente stato un bel periodo, e ora lo proponiamo ai giovani, che semmai quelli che non hanno mai ascoltato queste canzoni, ma ce ne pochi, perché gli anni 60-70 sono le più belle canzoni che sono venute fuori. Sarà una serata di festa e confronto dedicato al mondo giovanile aretino, quella del 22 giugno dalle 18 alle 22 alla Casa dell'Energia, che ospiterà Music, Energy and Art, promosso assieme a Futuro Aretino. La comune volontà degli organizzatori è infatti quella di aprire l'estate con un momento conviviale volto a valorizzare capacità, idee e talenti dei giovani attraverso la previsione di un programma incentrato sul modello dell'educazione alla pari. E sarà una festa della fitness, ma anche in questo caso con un pensiero solidale verso l'Emilia-Romagna, quella organizzata dalla palestra Body House di Bibbiena, che ospiterà appunto una serata all'insegna dello sport, della socializzazione e della beneficenza, con i proventi che saranno devoluti a favore delle persone e delle comunità recentemente colpite da alluvioni e frane. L'appuntamento è per giovedì 22 giugno dalle 18:30 con gym, party, grill.
Passiamo adesso alla pagina dello sport, al calcio, ufficiali le date del prossimo campionato di Serie C. La prima giornata si giocherà domenica 27 agosto, l'ultima invece il 28 aprile 2024. L'Arezzo, considerando che il 3 settembre si correrà la giostra del Saracino, dedicata proprio al centenario amaranto, probabilmente anticiperà il sabato o posticiperà lunedì la seconda giornata. Le squadre scenderanno in campo anche sabato 23 dicembre, mentre il 31 verrà osservato un turno di sosta, si riprenderà nel fine settimana del 6 e il 7 gennaio. Ed intanto stasera a mezzanotte scadono i termini per l'iscrizione alla Lega Pro. Il Pordenone ha già rinunciato e al suo posto verrà riammesso il Mantova. A rischio il Siena, dubbi su Spalle e Messina. Si fa sempre così più concreto l'ingresso di Atalanta B, che potrebbe finire proprio nel girone dell'Arezzo. Il primo impegno ufficiale per gli Amaranto, infine, è quello di Coppa Italia, che è fissato per il 20 agosto. Ed intanto proseguono i lavori anche allo stadio Giusi Conti. Questa mattina l'impianto di Rigutino ha visto la livellatura del terreno di gioco e la posa del prato pronto. Vediamo. Queste giornate da oggi, martedì, fino a giovedì / venerdì, termineremo la posa del campo del gioco a questo effetto. E non dico che il campo sarà giocabile il giorno stesso, però veramente nell'arco di pochi giorni si rifarà tutte le rifiniture e si riuscirà a fare giocare il lavoro. Abbiamo preparato per bene il fondo, ritirato per bene i piani, ammendato il terreno, il substrato che è 100% sabbia, quindi un inerte povero. Quindi l'abbiamo ammendato con sostanze organiche, zeoliti, concimi organo naturali, insomma, e tutto quello che è necessario per ammendare un substrato come la sabbia. Già anche durante la posa stessa del tappeto erboso, quando ovviamente non chiuderà il braccio, si accenderà subito l'impianto di irrigazione, che è fondamentale. Ora, quando le temperature continueranno a salire, star dietro è sempre presente per l'impianto di irrigazione. Considerate che si sta parlando di 45 rotoloni per ogni camion, ne arrivano 4 al giorno, quindi siamo almeno a 180 rotoli giornalieri, per 4 giornate almeno, quindi il numero è importante. Da venerdì che terminiamo comunque la posa, una decina di giorni per l'assestamento sarebbero necessari. Scorsi questi 10 giorni comunque il campo sarà giocabilissimo, con tanto di porte montate, che ancora non le vedete, però quelle sono fondamentali per giocare a calcio. Ancora calcio, è stata una sorpresa riuscita quella che stamattina ha toccato i quasi 50 baby calciatori del Summer Camp del Cavallino. Ospite speciale è stato infatti il capitano Andrea Settembrini, che non si è sottratto ad abbracci e foto di rito. Ovviamente espressioni di stupore e grandi sorrisi quelli dei bambini che hanno fatto da cornice a questa mattinata. Nelle prossime settimane proseguiranno i campi, a cui interverranno anche altri elementi della prima squadra. Questa per stasera era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione. Arrivederci.